ragazzi, sì, sei partito in anticipo, vergognati. Sì, vabbè, il timer del telefono è partito in anticipo, perché per chi non lo sapesse, noi per tenere il conto lo teniamo col timer del telefono. Ricordati che c'era poi... Ah, già, adesso possiamo andare a prendere la mucca, però. Tanto non può andare da nessuna parte, la portiamo nel recinto. Ma Fatti l'abbiamo la ancora porta, fatto? fatti la porta. No, Sì. però tanto non può andare da nessuna parte, sta nella stanza, è già una mucca in meno. No, no, aspetta, Due porte. facciamo, aspetta, facciamo, allora, c'è una cosa. Ma si possono mettere due porte? Sì, una accanto all'altra, spero. No, perché sai com'è Minecraft. Sicuramente, dai. Cosa fai? Ah. Appunto, Facciamo anche l'entrata. il recinto... Boh. No, aspetta, qua Andiamo a piazzare due dobbiamo porte. mettere un po' di cose. Spiccio che la mucca scappa. Vabbè, senti anche se non la prendiamo. Insomma, una mucca in meno. Poi tanto il recinto glielo fai dopo quando non se ne accorge. Glielo fai accanto. Ah, già, dobbiamo farci la corda però per prenderla, non possiamo portarla lì così. Con la cordicella? Non lo so cosa ci fai. Prova Cavolo. ad andare nel crafting. Ah, già, giusto, poi dobbiamo censurare Blue Stacks. Poi ricordiamoci di No. censurarlo. Vai su cordicella e vediamo cosa si può fare. Ok, la... Guinzaglio, cazzo, ci serve la palla di slime. Dobbiamo uccidere uno slime. E a questo ci pensa Jacopo Mi. Intanto tieni aperto questo qui. Prossimamente. Tieni aperto. No, cosa prossimamente? Allora, facciamo d'accordo. Bravo, chiudilo così non lo apriamo più. Adesso poi prossimamente, ragazzi, vi spiegheremo anche cos'è BlueStacks. Sì, prossimamente spiegheremo come andare su WhatsApp. E come prossimamente, teoricamente, dovremmo fare video di giochi per Android, Android, tipo, forse. allora mettiamo le porte giusto, connettere qua, Ci ok. servono anche più cordicelle. Sì, e l'altra. No, non esattamente. Questa qua era geniale. Mi sono sempre chiesto, ma come ti No, ma scegli? lo scegli da seconda di a che parte lo guardi, devi farlo da dentro. Se lo fai da dentro è ok. Visto? In base da che parte... Ho capito, devi farne uno da dentro e uno da fuori. Senti, lasciamo perdere sta storia qua alla seconda porta. È impossibile farlo, non è proprio possibile. Siamo dei geni. Ah, è perché una l'hai messa dall'altra parte. Senti, la mucca puoi spingerla anche senza la cordicella. C'è No, aspetta. lo Slenderman. Ah, oh, no, la mucca. Non puoi prenderla con la cordicella. Cazzo. Hai sprecato una cordicella, sei un vandalo. L'hai piantata per terra. Bravo. Non spingerla così, facendole danno. Vedi, così. No, lasciamo perdere sta teoria. Adesso poi ci facciamo le cordicelle. Anzi, ecco, finisci lì, poi nella prossima ci facciamo... Così. È entrata volontariamente. Chiudila dentro, chiudila dentro. Vedi tu che dicevi non sa scendere le scale. Si va bene il punto giusto. No, non puoi, sennò non sali più le scale. Vabbè, puoi far così. Spiccio che scappa. Domande. Ma era giusto, è giusto, è giusto. Ok. No, se no non sali più le scale. Se no non sali più le scale. Dobbiamo fare un sacco. Eh sì, e ripianta la torcia, per favore. Che l'abbiamo messo per far sì che non si spawnino i creeper. Ma non si spone, dai. Si spawna, sì. Falle
farla entrare, apri la porta. Apri la porta. Scendi, apri la porta. Apri la porta. Apri la porta, brava. Bravo, chiudi la porta. Chiudi la porta, sì. Gente, abbiamo la nostra prima mucca. Allora. Ah già, poi dovremmo darle da mangiare. Cosa? Eh sì, dovremmo darle da mangiare. Non fare così che lo uccidi. Dobbiamo fare lo steccato. No. Sei tu che non sei capace. Perché è la mucca che abita. Allora, fai sto cazzo di steccato. Piantala ancora lì. Non farle danno. Spingila, bravo, così. Allora. Spingi la bocca. Ho già steccato. Il cancello. No, ma cosa stai facendo? Va me. Devi metterlo al centro. Tu sta qua. Povera mucca. Questa è bellissima. C'era proprio che Wolf non ha mai fatto una farm. No. O magari in realtà lo sto facendo apposta per te, Salimi. Per fare i coglioni. Questo sta diventando uno dei nostri migliori video. Sì, dopo quello del creeper di prima. Comunque hai fatto lo steccato troppo piccolo. C'è la mucca. Poi naturalmente dovremmo mettere delle torce anche lì, sennò si spawnano gli mob che uccidono la mucca. Chiudere la porta. La mucca, poi dopo la portiamo dopo. Non farle danno, la portiamo dopo. Non capisco perché hai messo il cancello lì. Perché poi lo volevo... No, aspetta, facciamo un pochettino più grande. Appunto. Ok, ma vabbè. Ecco, abbiamo finito ancora. Se adesso dobbiamo... Ne facciamo 5... Cioè, ci riempiamo. Ok, adesso qua è a posto. No, dobbiamo ancora chiuderlo. Sì, appunto. Scusa, se no lo continuiamo appunto, così e lo finiamo così qua. Lo chiudilo lì. Però il cancelletto non metterlo alla fine. Come mettilo, va? Mettilo tipo al centro. Tutto a posto. Aspetta. A parte che tanto non serve a niente. Non guardare la mucca. È troppo bello vedere le mucche. Tanto poi quella mucca lì mi sa che muore a causa di un mob. Perché i mob li attaccano, quindi... Ma a un mob cosa gli interessa di una mucca? C'è la carne. Sai che poi ci serve anche tanta legna. Stoppizzati. Tanto ce ne metti un'altra. Vabbè, va bene così. Basta, stop. Beh, adesso poi no, cancelli ci bastano. Per ora di cancelli non ce ne servono più, li mettiamo dopo magari. Ok, ma basta. Tanto tutta sta staccionata poi non serve a niente. E se ci servisse? Serve a niente. Comunque. Sempre chiudere la porta. Oh, è entrato il recinto, brava. Brava. Il recinto non metterlo in fondo però. Ecco, bravo, così. Spicciati. Finito. Hai problemi? Ti spingo la faccia. Io adesso aprirei il cancelletto. Giusto, torcio ovunque. Eh no, non puoi saltarlo. Devi far così. Perché l'abbiamo messo il cancelletto se tanto abbiamo la fly? Vabbè, è troppo basso il soffitto. No, è giusto. Cioè, sì, no. Con la fly non si può volare quando mettiamo il soffitto. Sì, ma poi soprattutto le mucche non possono volare. Ecco. E anche se potessero col soffitto basso le portiamo. Poi dovremmo anche dar da mangiare alle mucche, non so se lo sai, ma se vuoi che si riproducano per bene dobbiamo darle da mangiare. Le mucche mangiano, se non sbaglio, la
cose che usi per i panel, la paglia, il fieno. Mica. Una, ci sono state. Incredibile. Con questo continuiamo, direi, a recingere. Molto comodo così. E quando abbiamo scoperto che anche in modalità estrema, premendo due volte la spaziatrice, voli, si saranno dimenticati di sistemarlo, un bug involuto. Non è che la mod che Jacopo mi ha voluto fermamente. Quale mod? Io non uso le mod da sfigato. E abbiamo la nostra casa a due piani, poi diventerà una torre infinita, quindi alta fino al cielo. Vabbè, con i nipoti neanche lasciati. Ecco. Salve. Beh, andiamo a rifornirci di terra. Si muoio sti buchi qua. Sì, poi la scala rifiniamo dopo. Tanto di terra ce ne abbiamo un casino. No, mi sa che forse abbiamo scelto il film. Finito, ce n'è ancora uno stock. No, ce n'era uno stock da 64. Cos'è? È legno o è terra? Assi di legno. Andiamo a fare terra. No, arenaria. Che schifo. No, per favore, facciamo il soffitto di terra. Che schifo che fa l'arenaria. Perché? Perché non c'è proprio... Giusto. E poi sopra la farm di animali... Coltiviamo sulla... Ah no, non possiamo. Eh no, perché fai un secondo piano. Cioè fai due piani di terra. Sì. Cioè fai due livelli di terra. Giusto. Sopra poi facciamo... Mettiamo la sabbia sopra. No, la... Qua... Ah no, sì, è vero. La sabbia per le... No, ma anche sulla terra mi sembra che vanno. Sì, vediamo. Vedremo. Intanto abbiamo il nostro soffitto multicolore. Così almeno nessuno si può lamentare che siamo assisti. Ecco, esatto. Siamo soltanto assisti nei confronti della sabbia. Esatto, e della ghiaia. Però quella lì se l'è voluta. E con questo, ragazzi, viene fuori un video stratopico, come avrebbe detto Geronimo Stilton. Se purtroppo non fosse stato mangiato da un gatto. Poi quando abbiamo finito anche l'arenaria magari mettiamo il pietrino. Così viene fuori proprio un multicolore che tu dici... Il problema delle case a più piani è che poi ti viene voglia di scavare. Per andare in miniera magari. E che se sei il terzo piano... Non è tanto consigliabile. Poi tutti sti buchi qua li chiudiamo tutti. Cool. Allora, andiamo a caccia di terra, direi. Puoi proprio andare. Allora, utilizziamo... I picconi che sono già andati. No, quello lì è d'oro. Vabbè, fa niente. Fa schifo. Meglio. C'è anche un... Ecco, ci servono le palle di slime. Quindi magari se troviamo uno slime... guarda che belli, si sono spawnati. Li uccidiamo? Aspettiamo. No, è che il creeper è in una posizione un po' particolare. Sì. Aspetta, allora. Ci penso io? Aspetta, proviamo a vedere cosa succede. Ecco, no, è sconsigliabile, vabbè. No, questo qua lo uccido. Cacchio. Si è già fatto danno di... No. Sì? Ah no, è tornato subito a posto. Allora, prendiamo il creeper. Tipo allora. Quello che è sulla nostra farm, perché sennò poi ci sono problemi. Allora, passa Jacopo. Dov'è che è? Dov'è che è andato? Ok, mi sa che è entrato. Trovato. Sì. No. Si è dentro. Come cacchio faccio? Ci servirebbe un arco? No. Dettagli. Lo facciamo salire e lo ributtiamo giù man mano che sale. Così ci dovrebbe già aver visto, ecco, infatti. Dobbiamo anche danneggiare. Cazzo. Vabbè, questo vabbè. Non era previsto, allora, comunque, aspetta. Vabbè. Tanto non ha fatto danno. Non ha fatto danno. Non era previsto perché effettivamente avevo fatto tutto giusto. Non mi ero allontanato troppo.
era tutto giusto, cioè almeno così a me sembrava. Non so perché si è esploso. Probabilmente non mi sono allontanato abbastanza in fretta, vabbè. Tanto ci ha soltanto aiutati, guardate. Tutta la terra. Con tutta la terra che ci ha dato, lo ringraziamo, ecco. Per una volta i creeper ci piacciono. Solo oggi, però. Domani no. Ci servirebbero degli slime a questo punto, perché... Mi ha sembrato di averne visto uno. E anche a me prima, però adesso non c'è più. Slime, è lì. Però è sotto. Vabbè, in miniera ce ne sono un casino, ti ricordo. Vabbè, sì, poi comunque andiamo a prendere gli slime. Qui abbiamo un casino di gente... Di animali che poi andiamo a prendere. Vabbè, rompiamo un po' di terra. Col piccone facevi prima. D'oro, tanto. No, è cioè, uguale. No, ma sta già finendo. Cioè, si consuma subito l'oro. Eh sì. La mucca che viene sempre rompe il coglione. È il suo lavoro. Però sono utili perché danno il latte e la carne, poi si centiplicano, quindi sono utilissimi. Faremo un miliardo di galline. No, un miliardo di mucche. Un miliardo di polli. Così poi lagga. I polli sono utilissimi perché danno le uova, con cui poi puoi lanciarle per uccidere gli altri giocatori. È risaputo, soprattutto nei server con dei mod. Perché grazie alle mod. Facciamo qualche aspara di tutto. Quanto so abbiamo quelle in diamante. In ferro e in oro. In ferro e in oro. Quella di pietra rompe più velocemente di quella in oro. Rompe più velocemente il piccone in oro. Servirebbe la palla. Ragazzi, poi vi ho detto, quando arriveremo adesso. Slenderman e Creeper ti hanno visto? No. Sono innocenti, voglio il mio avvocato. Beh, lo Slenderman non mi dice. Salve, come va? Non ci serve non ucciderlo per ora. E quel per ora che non credo che non gli piaccia al maiale, se ti avesse sentito. Nel caso in cui... Zombie. I zombie sono buoni, ti danno la carne marcia. Io una volta, pensando di avere la fly attiva, ho fatto un bel salto e... Che io non ho ancora capito, ma come fanno... Come fanno a farti danno se non hanno neanche... Cioè... Non hanno neanche un cervello. Penso che tu sappia quale sarebbe la risposta di Maurizio Cross. Ottimo. Si sente rumore di maiale. Questo ricordiamo che quando avremo tanti animali, ogni tanto ne ammasseremo qualcuno. Sì, è giusto, perché come fanno le vere fattorie di oggi? Oggi ormai non esistono più le vere fattorie di una volta. No, oggi c'è lo Slenderman che munge la mucca. Lo zombie. Lo zombie. E il Creeper cos'è che fa? Creeper uccide. Quello che fa uccidere, che uccide la mucca in modo indolore. Hai notato che c'ha una spada lo zombie? Andiamolo a salutare, diciamogli che non gli piace che abbia le spade. Allora, tu non hai diritto di portare le spade, hai capito? Non hai porto d'armi. Ecco. Che stronzo, non ci hai neanche dato la spada. Dovrebbe vergognarsi. Direi di mangiare, dato che abbiamo fame. Mangia la staccionata. Ci proviamo. Oh, ragazzi, chiudiamo qua il video. Ma no, finisce almeno il tetto. Dovremmo averci abbastanza. E abbiamo anche due corde. Che tanto poi, quando dovremmo fare veramente il guinzaglio, ci penso io ad accumulare corde e slime. La corda ancora due. Corde non c'è problema, tanto i rani ci sono dappertutto. Gli slime andremo in miniera a fare un saltino a vedere chi c'è e vediamo.
Sì, dai, forse ce la facciamo anche a recuperare un pochettino di curva della spalla. Direi proprio di sì. Dati gli ospiti che abbiamo nella nostra miniera. E Wolf, credo che tu abbia dei problemi con le cuffie. Non ci stanno, sai qua. Notare che, ecco, avevo preso io i comandi per Wolf, che si stava mettendo a posto le cuffie. Spastico. Adesso, ragazzi, prima di finire il video, diamo un'occhiata al nostro tetto. Giusto per essere sicuri che, insomma, sia confortevole al punto giusto. Che se ci cadi sopra, oh, è perfetto. Multicolore, tra l'altro, bianco e nero, quindi non potete proprio dire niente. Quindi, bella a tutti da Wolf e da Jacopo Mio. Alla prossima puntata.